sintesi, questa proposta cosa prevede? Questa proposta prevede sia la disciplina nei casi di somma urgenza e quindi anche responsabilizzando l'operatore che si trova di fronte a dover ordinare tutti gli interventi che sono necessari, lavori, servizi e forniture. Come li faccio? Li faccio seguendo una disciplina che non più derogatoria. Oggi noi diciamo deroghiamo alla qualificazione delle stazioni appaltanti, deroghiamo alla programmazione. Certo, un intervento urgente non può essere nella programmazione. La nuova disciplina dice lo faccio anche se non è programmato, quindi un diverso concetto che non ci costringe ad adottare sempre questa tipologia di disciplina, ma che la spiega. Nello stesso tempo è stata semplificata la disciplina oggi contenuta nell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici e quindi chiarito cosa si fa in somma urgenza e cosa si fa in eventi di protezione civile.